I nostri topini sono pronti per nuove avventure, ma cambiamo stagione, andiamo verso l'estate. Quindi queste sono le loro avventure d'estate. La prima si intitola La cavalletta. Manuel sta trasportando dei bastoncini sul prato in fiore. Ha avuto un'altra delle sue idee geniali. Il topino pianta in terra due bastoni biforcuti. La cavalletta lo sta a guardare. Che stai facendo, Manuel? Gli chiede. Una cosa per te, dice Manuel. Oh, davvero? Esclama la cavalletta tutta contenta. Ora è davvero incuriosita. Ecco, dice Manuel, ho finito. E ora abbassati un pochino. La cavalletta comincia a capire quello che Manuel ha in mente. Manuel sale in groppa alla cavalletta. Che cosa devo fare adesso? Chiede la cavallina verde. Salta! Esclama Manuel. Non ha neppure finito di dirlo che i due volano già sopra il primo ostacolo. Ragazzi, questa cavallina è fantastica! Avete visto? Manuel ha costruito un percorso per la sua amica cavalletta. Bene, altra avventura. La casa di biscotti. Manuel e Didi sono andati a trovare un topino che abita in una fattoria. Prima di salutarli, il topino ha regalato loro un pacchetto di biscotti. I biscotti pesano molto. Manuel e Didi fanno una sosta per mangiare. Così, però, hanno dovuto rompere il pacchetto. Ora i due topini sono costretti a portare sulle spalle i biscotti rimasti. Che fatica! Avanzano a stento e dopo qualche passo sono già stanchi morti. Sta calando la sera. E la strada del ritorno è ancora lunga. Manuel e Didi decidono di passare la notte sotto un albero. Così si costruiscono una casetta con i biscotti. Ma mentre i due dormono, dai buchetti dell'albero escono quatti quatti 10 maggiolini. Senza far rumore, i maggiolini rosicchiano la casa di biscotti. Quando si svegliano, Manuel e Didi scoprono che dei loro biscotti è rimasto solo qualche pezzettino. Benissimo, dice Manuel, ora sì che possiamo trasportarli senza problemi. Bene ragazzi, ci vediamo per le prossime due avventure.